nei periodi dove lui manifestava questo disagio, si, fino all'una, due di notte gridava a squarciagola, dall'una di due di notte, poi verso le cinque di mattina già la radio, televisione ad alto volume, che gridava, infieriva contro i genitori e così via. Una tragedia che poteva essere evitata, quella di ieri, quando Giovanni De Vivo ha ucciso madre e sorelle e poi ha tentato anche di togliersi la vita in questa casa alle mie spalle. Una tragedia, questo è il commento unanime dei cittadini di Mercato San Severino, che poteva essere evitata se le istituzioni fossero state più presenti. Però nei commenti prevale non solo lo sgomento, ma anche tanta, molta indifferenza. Questo episodio ha scosso San Severino. L'uccisione di questa signora e della figlia. Noi non li conosciamo, non possiamo dire niente. Vabbè, però è una tragedia, penso, per il paese. È il caldo, evidentemente, dai numeri. Che dice lei? Io non sono proprio della zona, non so niente. Dell'episodio di ieri. No, ti ringrazio. A parte che non li conosciamo. Non li conosco. Però non è stata una tragedia per San Severino? Sì, una tragedia, sì. Questo sappiamo, io stavo lavorando, l'ho saputo dopo. Noi non siamo di questo paese. Vabbè, fa dispiace. L'ho saputo, è certamente che mi dispiace, è normale. Ormai non si capisce più niente. Ha sconvolto un po' tutti, perché arrivare a questo gesto vuol dire che quel ragazzo non stava proprio bene. Secondo lei qualcuno doveva interessarsene prima, non solo ora? Io non so com'è tutta la storia, di quello che ho appreso in questo giorno di ieri è che il ragazzo si era già sentito altre volte e che secondo me le istituzioni non esistono del tutto. È una realtà, esiste qualcosa, ma poi vengono emarginate queste persone.